Ecco, siamo noi. Ultima serata per il momento con questa tovaglietta dorata, molto carina per fare consulti e canalizzazioni. Cambieremo location da domani in maniera stabile per un pochino di tempo. Poi cambieremo proprio casa, trasloco. Ci saranno tante novità di cui pian piano vi renderete conto perché scoprirete effettivamente che poi quello che appare nei video non è mai uguale. Sì, tarocchi viaggio alchemico è una girandolona, però in questo periodo è stata buona a casa e lo avete capito dai video, anche se è stata una ardua impresa pubblicarli. Ironia della sorte, credo oramai che ci sia proprio una sorta di antipatia tra me e le reti wireless e le connessioni di rete. Però so che sapete essere pazienti e di questo vi ringrazio. Allora, canalizzazione. In questa canalizzazione l'incipit dato sempre da voi più o meno suona. Perché è successo questo? Perché mi hai fatto questo? Quindi stiamo interrogando un qualcuno, un'anima X, alla quale chiediamo come mai si è comportata nel modo in cui si è comportata. Quindi andiamo un pochino a vedere. 9 carte. E le selezioniamo subito. Lasciatemi pure i vostri commenti. Se vi piace il canale, iscrivetevi. Se volete un consulto personale, basta contattarmi. Ci mettiamo d'accordo. Ogni mese c'è una promozione diversa. Tanto come le promozioni ci sono sempre. Le persone che hanno fatto i consulti lo sanno. Chi fa il consulto per la prima volta riceve un regalo perché è la prima volta. Chi fa il consulto per la seconda volta riceve un regalo perché è già la seconda volta. E chi lo fa per la terza, quarta, quinta volta riceve regali perché è ormai un abitué. Quindi comunque i regali ci sono sempre, non è semplicemente a Natale, Befana, Pasqua. È bello, perché comunque sia mettere qualcosa in più, comunque ti restituisce un qualcosa in più. E vi chiedo veramente di avere solo pazienza sulle tempistiche, perché a volte nelle giornate dove vengono fatte delle previsioni circa tempi e consegne, accade l'inconveniente e devi correre di qui, devi correre di lì e soprattutto a Roma. Prendere un unico mezzo significa perdere 2 o 3 ore. Ma io vi ringrazio perché so che oramai siamo in amicizia un po' con tutti. Allora, perché mi hai fatto questo? Perché mi hai fatto questo? Perché adesso stai tornando dopo che te ne sei andato e mi hai trattato malissimo? Perché adesso stai tornando quasi con la coda tra le gambe ad offrirmi non so cosa, a promettermi non so che dopo che, avendoti creduto, in realtà mi hai umiliato, offesa e abbandonata? D'altronde stai tornando con un'armatura. Non è neanche questa la volta in cui ti stai mostrando totalmente. E comunque ti ergi sempre al di sopra di me. Arrivi con un'autorità che io non ti riconosco. Sei tu che la indossi. Io sono cambiata nel frattempo. Sì, ti sto ascoltando, è vero, lo riconosco, sono un essere umano e quindi poi in fondo ho avuto piacere nel vederti, perché mi sei mancato. Però c'è anche un lato della mia dignità che io voglio rispettare, perché tu stesso, per primo, non l'hai mai rispettato. Ah, adesso sei innamorato? Ah, adesso pensi che si possa costruire qualcosa di buono? Che ha fatto l'altra? Ti ha lasciato? Adesso vieni con tutte le buone promesse e anche con i buoni sentimenti. Ah, vieni a dirmi che io ho frainteso, che tu non mi avevi lasciato, semplicemente hai avuto dei problemi, delle questioni, delle preoccupazioni che ti hanno fatto ritornare all'ovile. Cos'è, non vai più d'accordo con tua moglie? Magari questo periodo di Natale, troppo vicini, troppo tempo assieme. Ti mancavo? Ma non so se mi posso fidare di te. Quello che io vorrei sapere è perché ti sei comportato come ti sei comportato quando sei andato via. E la cosa che voglio sapere di più è perché stai tornando con questa faccia tosta. Avevi il mio numero, non mi hai mai chiamata, non mi hai mai scritto un messaggio. Adesso è come se nulla fosse successo. Arrivi così, bello, come un apollo. Non ti poni assolutamente il problema che io abbia sofferto. Tu mi vedi così, forte, risoluta. Semplicemente perché ho cercato di risorgere dalle mie stesse ceneri. Ci sono state delle settimane, dei mesi, di cui tu non sai nulla, nel corso dei quali tu non ti sei mai fatto vivo. E adesso torni come un cavaliere vincente. Cosa vuoi fare? Vuoi venire a piantare la tua bandiera nel mio giardino? Vuoi lasciare il tuo nome? Vuoi ribadire la tua conquista? E che ne sai? Magari io nel frattempo ho trovato di meglio. Ah, questa cosa ti spaventa? Sei preoccupato? Ti sto vedendo titubante. Perché adesso scendi a compromesso? Perché adesso ti stai abbassando a fare domande?
Perché non sei più sicuro come nel primo momento in cui ci siamo rivisti? Ah, io ti sono mancata tantissimo. Ah, tu avresti voluto far ritorno prima. Avevi paura che io soffrissi. E adesso cosa è successo? Che cosa ti ha dato tutta questa certezza, tutta questa sicurezza? Non è più timore che io possa soffrire. Ah, hai iniziato a soffrire anche tu. Non ce la facevi più. Il senso di colpa, il rimorso, perché? Quello che io voglio capire è perché tu, nonostante tutto, stia insistendo. Ah, io sono il tuo mondo, l'unica donna che hai amato veramente. L'unica che ti faceva stare bene, che ti comprendeva. L'unica che non ti ha fatto mai mancare nulla, che non ti ha mai rimproverato. L'unica che ha sopportato i tuoi tradimenti. Tutte quelle volte che ti ho chiesto, ma com'è che hai sempre il cellulare tra le mani, con chi stai chattando? Non sono fatti tuoi. È vero, io non sono tua moglie. Però oggi mi vieni ad implorare, come se fossi più che una moglie. Io non so se ti rivoglio nella mia vita. Devo ammettere che sono profondamente combattuta, perché c'è una parte di me che continuava a pensarti, e una parte di me, e questo forse ciò che mi rimproverò di più, ha sperato nel tuo ritorno. È passato però talmente tanto tempo che anche quella parte ha scoperto cosa vuol dire soffrire. E anche quella parte si è disillusa, perché quella sofferenza l'ha provato tutto il mio essere, sia la parte che ti amava, la parte che ti ha iniziato ad odiare. Io sono profondamente confusa, come lo sei tu, ma la nostra confusione ha diverse origini. Io con te non vedo più nessuna prospettiva, vedo solamente contrasto, discussioni. È un'energia molto pesante, certo, avvolgente, certo, sei carismatico, certo mi trasmetti cose, certo mi sento ancora in connessione con te, ma sarei davvero una persona stolta, se adesso ti accogliessi subito a braccia aperte. Sai cosa ti dico? Poiché il tuo ritorno non è motivato da alcuna argomentazione valida, io non ti accetto subito. Dovrai dimostrarmelo con il tempo, quello che ora mi stai dicendo, perché non mi fido più. Quindi io ti osserverò, sappilo. Sarò lì a distanza. Terrò un occhio su di te e su quello che tu fai. Io non ti chiederò nulla. Dovrai essere in grado di stupirmi. Tu pensi di conoscermi, forse non mi hai mai conosciuto. Quando eravamo assieme eri totalmente autocentrato, centrato su di te, c'eri solo tu. Il problema è che io, con i miei occhi, allo stesso modo, ero concentrata e centrata solo su di te e quindi rafforzavo questo tuo punto di vista. Quando tu mi hai voltato le spalle e pur continuando a restare centrata su di te, ormai non ti vedevo più, spaventata e senza un punto di riferimento. Ho iniziato a guardarmi intorno. È lì che ho scoperto che c'erano altre direzioni e che tu non eri il sole, assolutamente. Perché sei tornato proprio ora che io ho cominciato a vivere nuovamente, proprio ora che ho iniziato a fare altro, proprio in questo momento. Che tempismo balordo in cui ho nuovi progetti e sto dedicandomi a questi. E sono progetti grandi e sono frutto della mia fatica. Proprio ora che ho deciso di stare sola con me stessa, tu torni, con la coda tra le gambe, a chiedere scusa. Non me lo dirai mai, io so solo una cosa: stai promettendo, promettendo prospettive in cui io non credo. Però ti darò modo di dimostrare quello che stai dicendo. Ma non ti darò credito, assolutamente. Da me non avrai nulla. Voglio vedere il valore, il corrispettivo delle parole che ora mi porti senza alcuna spiegazione.